eccolo qua ecco uh, come va compagno? Ma, insomma uh, bene nel senso che sono ho fatto un lungo periplo per andare in Italia a votare cosa che ho fatto contro l'opinione qui espressa ma bisogna, bisogna adattarsi uh, sono tornato a, a Parigi, in Francia dove fa un freddo fetente, sono adesso 6 gradi, insomma sì, è la fine di settembre, però è ancora settembre, insomma tutto sommato ecco, era meglio abitare a, a Posillipo. Uh, <ride> con, uh, no, io. Era meglio abitare a Posillipo se tutto si riducesse al clima su via. Qua no, fa no, un bel se... sole, c'è un bel sole, ci sono... Sì, esatto, c'è molto gradi, l opportunità, l opportunità, uno di San Luis è bello. Eh? Hanno una, ce l'ho abbastanza con gli italiani e con l'Italia però hanno una carta strepitosa cioè il, Mediterraneo. il Mediterraneo cioè che se stai a Lecce stai bene di solito se stai a Hamburgo stai male ma non eh, perché eh, i tedeschi no. sono stati si sta male eh, eh, mi... no, no. non è merito loro eh no no ma non il merito non c'entra da questo è proprio una roba non morale è come sono stati messi da quello che ti vuole te dalla geologia da Dio al posto giusto altri no sto qua eh sì. eh. sentite ne abbiamo già parlato con Adriano non è la webcam sì. perché credo che abbia una webcam ottima perché usa un Mac di, di ottima qualità e il Mac ha un'ottima camera ha, non ha una camera esterna possiamo anche come suggerite per gratitudine regalargli una camera esterna visto il no, contributo Mac. grande che dà Credo che siano le sue boh, connessioni del cazzo, per cui arriva, perché non arriva solo un po' annebbiato, che ci ricorda il fatto che alla fine, anche se vive a Parigi e parla di lei, c'è uno che viene dal Lido dall dove c'era il Caigo. Ah, quindi è anche giusto che sia un po' nel Caigo, ma se guardate bene, arriva anche appunto eh, a Scatti. E, e credo che quella sia purtroppo la connessione, quella ogni Europa eh, possiamo può regalare. Cari colleghi, eh, signore del pubblico, non c'entro io, se volete scocciarmi dovete scocciarvi con una galassia di telecom, in questo caso francesi, eh, di cui non c'entro niente, l'uso non è esterno, è una telecamera che è dentro la parete, insomma, dov'è lo schermo di Mac. Che è un Mac Air, che è praticamente non so se sia il penultimo o l'ultimo grido, ma funziona tutto per cui non, davvero non credo che sia questa. E cosa. poi ci sono anche i silver lining, come dice Luca Rossi, da quando si vede male si sente benissimo. Quindi per sicurezza, eh, portanto, è, ecco è interessante l'audio che il video non c'è nulla da vedere, vi assicuro che il sottoscritto è assai brutto, per cui datevi una calmata. No, non voglio, non voglio regali né un'altra telecamera esterna, un altro trabicolo, il computer funziona e arrangiatevi, ascoltate solo, togliete il video e ascoltate, non, se vi interessa ascoltare ascoltate lo stesso, per cui non, il problema mi sembra veramente fuori, fuori dalla rilevanza. Prego Boldring, mi dica. Ma niente, l'ha già messo qua più di qualche ascoltatore. Eh, noi si voleva parlare di un'altra cosa, poi cercherò di introdurla. Ma due minuti all'escalation uh, russa-putiniana uh, la dobbiamo dedicare. Uh, non so bene che dire, continuo a pensare che siano dalle immagini che arrivano a metà fra un bluff e un atto di disperazione ho visto, loro hanno diffuso le immagini di questi disgraziati che stanno mandando in guerra e solo a vedere le facce eh, di Costoro, che ne rivelano anche un po' l'età eh, le conformazioni fisiche, come sono vestiti mi ricordano le reclute dell'esercito italiano ma quello di 40 anni fa, 50 quando l'ho fatto io purtroppo perché ho dovuto fare il militare anche eh, nell'anno nell domini 80 perché sono partito a dicembre 79 e tornato ed era un po' appunto non l'armata Branca Leone perché non faceva ridere la tristezza quindi boh non so sti persone questi esseri umani che sta reclutando li manderà al fronte vabbè vedremo cosa succederà ha fatto questa ah, operazione farlocca dell'annessione non so neanche lì quale legittimità possa sperare di trovare dall'annessione quale rinforzo quale cosa che gli permetta tutto questo di giustificare internamente alla Russia appunto questo extra reclutamento? E questo è questo il punto. Perché io alla storia non... delle armi atomiche non riesco a crederci, specialmente a, me, che a Ma... me sembra l'opposto. Se il personaggio, cioè Vladimirovich Vladimir Putin, è matto, è un matto lucidissimo. Uh, quello che ne capisco io, quasi che mi sbaglio, è la cosa seguente. Vuole spingere verso scontro che è uno scontro che per lui è vantaggioso perché c'è molto anti-occidentalismo anti cioè Canada, Stati Uniti, Giappone, Australia, Europa, Inghilterra eccetera eccetera che è diffuso per tante ragioni le più varie dall'Indonesia all'India alla Cina questi non sono paesi filorussi come dire sono dei paesi che hanno degli interessi che si scontrano fortemente con molti interessi occidentali quindi vuole sostanzialmente compattarsi un pacco di alleanze e smontare l'alleanza esterna. Perché l'annessione? Perché l'annessione gli permette di dire una cosa che fino adesso non ha mai potuto dire. Non è un caso che eh, il, il tenente colonnello Putin non è generale, neanche, neanche quando c'era KGB non è generale. Il tenente colonnello non ha mai detto guerra, sempre ha sempre detto sono operazioni speciali. In parte perché erano operazioni speciali in territori che secondo lui sono contestati. Una volta che è annesso, ogni volta che un ucraino anche mette una bomba a carta all'asilo in queste regioni, Luhansk, Donetsk e così via. Per lui è un atto di aggressione, direi, alla Russia. Da un lato, internamente, è una buona idea dire che siamo noi che siamo attaccati. Avete visto, ve l'avevo detto, è l'Occidente che ci Dall'altro, gli permette anche di utilizzare poteri militari non in indifferenti. L'armata è brancaleone? Probabilmente sì, sono dei poveretti, alcuni sono questi qui, delle parti nord-orientali, cioè Buriat, insomma verso Giappone, Siberia Estrema, che vengono un po' deportati, a pedate nel, nel culo, andare a combattere in Ucraina, che cui potrebbe fottere, meno che niente, questi vogliono comprarsi i videogames. Però eh, questo gli dà una legittimità dal punto di vista puramente militare maggiore. Gli permette di fare questo gioco e dire, vedete, non è... Una, una specie di baruffa fra noi, che siamo grossomodo o fratelli o cugini, o comunque molto amici. Cioè, tra i russi di Kiev e i russi di Mosca, come il sottoscritto ha sempre pensato, lui la vede così: c'è una grande cosa che è la Russia, una parte è geograficamente in Ucraina. D'accordo? Quanto? Ma che ne so. Quando Nazario Sauro pensava che sì, c'era Trento che parlava tedesco, però era Italia in ogni caso, non era Nazario Sauro, era quell'altro che si chiama Cesare Battisti e così via. Questo è un po' quello che fa. Le sue probabilità di successo probabilmente sono abbastanza basse, però eh, il pericolo resta reale. Cioè, questo qui è uno che ha in mano, senza partito comunista a controllarlo, senza niente. 2450 cosiddette testate a basso rendimento. Eh, nel, nel gergo di chi segue queste cose, Hiroshima era 13, una roba a basso rendimento è fra 9 e 12. Eh, questi sono i famosi calcoli di kiloton, di quante tonnellate di esplosivo uno userebbe se facesse un'esplosione come una bombetta nucleare. Questo ne ha 2000 e passa, sono tante eh, le probabilità o le possibilità. Di un incidente esistono, uh, da augurarsi che tutti, soprattutto i sommergibilisti al momento, abbiano i nervi molti saldi che non sbagliano, un'orca uh, un per un drone che spara ai gasdotti, però, uh, ecco, mi sembra grave: può darsi che sia un'armata a Blanca Leone che siano dei poveretti malvestiti, eccetera, eccetera. Però ecco. Uh, non mi permetterei mai di far finta di essere Hitler. Anche lui aveva detto che questi sono dei barbari slavi. A Stalingrado li massacriamo. Invece no, ha preso un fracasso di botte. Eh, non è la stessa cosa. Capisco le giuste differenze, eccetera. però eh, ecco. Però, però appunto, mi pare che l'unica implicazione di questo sia: speriamo che l'avanzato continui. Speriamo che l'armamento pesante, specialmente i carri armati, arrivino in tempo. Poi adesso, fra un po', avrà già cominciato, fra un po' di sicuro lì si riempie di fango. I movimenti sono possibili. Sì, sì, sì. Sì, solo sulle strade. Uh, non ho ben capito cosa succede a sud. Insomma, speriamo. L'unica speranza è di una. Io credo. Uh, di, di aiuti militari così forti che alla primavera prossima la situazione no, no, quando arriveranno questo, le nuove reclute per davvero sono, sono completamente in accordo. Spero anch'io che più carri armati tedeschi, più, eh, più, più avanzati, più moderni, più capaci, strumenti d'arma possa tenere. Tuttavia, ecco eh, dal punto di vista o mio personale o se volete uman politico, vuol dire che da qua a maggio. L'Ucraina passa un inverno all'inferno, proprio all'inferno: nel senso che può succedere di tutto. Ci certo. sono il fango gelato per terra, non arriva il cibo, non arriva l'elettricità, i bambini muoiono di freddo. <coughs> è una roba dura, ecco. Non è, è molto peggio dell'Iraq, intanto già comincia a durare molto di più. Beh, eh, ma è decisamente peggiore dell'Iraq, adesso con tutto, no, guarda, con eh, tutto quello che possiamo poi... dire, io lo voglio dire, cioè. Sull'errore politico, sulla violazione delle regole, sulla, sulla follia dell'invasione dell'Iraq e poi specialmente dell'occupazione, l'occupazione è stata la follia delle follie: uh, l'effetto distruttivo di questa guerra sia sugli esseri umani degli eserciti, sia soprattutto sulla popolazione e le città non è neanche comparabile, cioè, non è neanche comparabile, ma non perché siano buoni o cosa gli americani ma la guerra in Iraq venne vinta con estrema rapidità e le distruzioni sia umane che fisiche. Paradossalmente, eh, se, se, si ecco. se si arrivasse veramente a Armageddon e io dovessi scommettere, scommetterei ancora sulla NATO, cioè si può vincere una guerra nucleare, mi spaventa un po' che un pezzo considerevole dell'Europa, più o meno dai confini occidentali russi, Fino a dove? Fino a Varsavia, fino a Berlino, può prendere una botta nei prossimi. Sì, diciamo, dai 4 agli 8 mesi, che è, che è molto dura. Tutto qui, sì, sì, una... insomma, Non sono dell'opinione che avverrà, perché, appunto, a fronte di quella botta fino a Berlino, o fino dove vuoi, tu, a Parigi, Roma, va, Madrid, uh, il costo, il costo per, per la Russia sarebbe immane. Va detto, va detto, va detto, uh, io. Continuo a rifiutarmi di dare un'opinione, però insomma, mi sembra a questo punto scusate, che eh, si accumulino pezzettini di evidenza, o i tedeschi sono impazziti, o questa cosa sul gasdotto eh, è anche una misura del fatto che la dirigenza russa deve aver accettato che il gas non lo vende più quindi, ag agli europei. Quindi tanto vale distruggere l'equipment, perché l'affermazione... Che ho sentito girare dei tecnici, a un punto Nord Stream, sia uno che due, è andato, non c'è più, non, queste cose non si aggiustano, al più si va sotto, si verifica che se l'esplosione è venuta dentro o da fuori e che tipo di cosa è, però fine della storia e quindi sono svariati molti, non mi ricordo quanti siano costati, 20, 20 miliardi di acciaio e, e altri materiali al fondo del mar baltico forever e eh, c'è una scelta pesante ecco. quella mi ha, un po', mi ha un po' colpito come ultima arma anche se è vero uno guarda quanto stava passando nell'ultimo mese mese e mezzo nord stream 2 non passava niente perché era già in effetti e nord stream 1 passava passava pochissimo sì, sarà molto dura quindi mi auguro sulla solidità politica dei popoli europei a meno che il lo zar eh, non abbia deciso una specie di politica di terra bruciata cioè noi siamo in guerra qualsiasi cosa possa essere direttamente o indirettamente una forma di ausilio domandato o comperato o ricercato dal nemico cioè i paesi nato lo bruciamo piuttosto che lasciarlo in questa condizione bruciamo tutto sì, È una roba esterna. è già successo in guerra ecco. non è una roba così inaudita Alcuni oggi ho letto un po', uh, alcuni dicono che ci sono degli aspetti che non si capiscono bene, ma liberamente non faccio la spia uh, ringraziando il Padre Eterno, che qualcuno ha visto due volte un aereo che è in grado di mollare droni sottomarini ed era un aereo della Nato che è passato, non mi ricordo più, da un'isola in Danimarca. Non lo so, siamo, siamo abbastanza nel... nel come diceva Errol Morris in un film, secondo me bellissimo, si chiama Nella Nebbia di guerra, che è una lunga intervista a Bob McNamara, ma la guerra questa roba, c'è anche un aspetto proprio di nebbia, cioè che non si capisce bene. Uh, Nell'esercito americano c'è una marea di gente che viene uccisa dal famoso fuoco amico, cioè che uno che è nel tuo reggimento, che o ha sbagliato mira nel, nel caos, ha perso i nervi non lo so. Uh, L'impressione mia è che Putin non molli di un millimetro, cioè questo qui se vuole andare a un tavolo di trattativa, vuole andare a un tavolo di trattativa da vincitore, come con Hitler, cioè in cui si decide l'Ucraina verrà spartita. Guardate, noi ci teniamo un pezzo dell'Ucraina a oriente, la Crimea è russa, e punto, e Khrushchev che si è rivolti nella tomba non ci interessa, eh, vogliamo delle forme di garanzia di demilitarizzazione polacca o baltica. Secondo me questi c'erano roba del genere. Se ho torto io e viene sconfitto o diplomaticamente o militarmente, tanto meglio. Ho, ho zero simpatia per l'espansionismo, soprattutto russo in questa fase. Però il personaggio ha delle idee chiare, cioè fare un'annessione, almeno, secondo il New York Times, d'accordo, sarà biased, partigiano e di una sola parte. Cioè, in queste due oblast, in queste due prefetture, eh, Luhansk e Donetsk ha votato il 15% della popolazione. In un caso, hanno una fotografia di nuovo, non so se sia finta in cui le urne sono in se stesse trasparenti, cioè l'urna è come un vaso di vetro, perché bisogna vedere chi ha messo la schedina rossa e chi ha messo la schedina bianca, basta guardare il colore e vedere come casca nel, nel vaso trasparente, è una bufonata totale. Proprio una roba. Voglio dire ecco, solo delle anime pie alla televisione italiana dicono: no, Putin fa ciò per rispettare il diritto di autodeterminazione del popolo. È un referendum votato dal popolo, vabbè, insomma. Comunque eh, speriamo che tenga, mi eh, duole molto che ho l'impressione che certamente l'Ucraina, forse un bel pezzo d'Europa, questo inverno sono i famosi ci amari, ma assai amari. Questa è la mia opinione della situazione. Prego. Beh, sì, abbiamo un po' la stessa view e quindi non no, no elaboriamo oltre, lasciamo stare le speculazioni su quello che è accaduto, su quello che accadrà e come dire, eh, pray for the best and prepare for the worst, dicono queste parti eh sì, 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 allacciare sì, le sì, cinture sì. e darsi da fare darsi Sperare da fare di... per parte nostra, veniamo a sto argomento che è uscito un po' la settimana scorsa tangenzialmente, si voleva andare un'altra parte, però come capita spesso nelle conversazioni con Adriano e me eh, il legarsi di pensieri il con la complessità delle questioni. Vi piaciuta, vi piaciuta. Uh, <ride> la complessità delle questioni a volte fa affiorare temi. Eh, Diversi da quelli che uno si aspetta. Allora il tema che c'è un, cioè, un aspetto di complessità elevatissima dal punto di vista matematico e un aspetto elevatissimo di ventilazione ai denti, cioè ogni tanto uno viene trainato dalle proprie stesse parole più che avere eh, un vero piano preordinato di cosa dire. Comunque prego, riprendi il tema. Di una vero, beh, eh, sono. sono uh, comunque si era finito a discutere su questa questione che a me sembra diventare una questione reale perché obiettivamente io la vivo e negli ultimi anni sempre di più molti di più colleghi amici una volta insospettabili eh, hanno cominciato a dirla fuori dai denti eh, perché è molto percepibile nell'ambiente universitario eh, mondiale occidentale ed è platealmente estesa a tutto il campo dell'informazione e sempre di più anche nel tessuto sociale e cioè cosa? La dico molto brutalmente: si è venuto a coagulare una cosa, una galassia di pensamenti, di affermazioni, di maniere di essere, che chiamerò per mancanza di un termine migliore progressismo. Lo chiamo progressismo perché gli esponenti di questa galassia. Uh, anche se non coordinati fra loro, guardate, non è un patto, non è un complotto, non è un partito, nulla, nulla di tutto questo, è un modo di vedere le cose che sta diventando dominante ed è diventato, per usare un linguaggio gramsciano, egemone. Egemone nel senso che una serie di affermazioni di questo tipo sono prese per uh, ovvie, per garantite e basta, non si discute. Allora, quindi progressismo ha... Uh, è andato oltre la fase del dibattito, lo scontro anche acceso fra punti di vista sulle questioni sociali, sulle questioni morali, su come comportarsi in certe situazioni, se è giusto o sbagliato, ed è diventato una specie di fede che però si ammanta di certezza scientifica, uh, uccidendo il dibattito più, più concreto, più, ecco, scientifico, più razionale e creando una strana atmosfera per cui in realtà, come dire, si discute poco, eh, una delle caratteristiche del... si parla tanto, ma si discute poco, si discute poco nel senso che c'è poca discussione accesa, vera, io, io quale, le mie idee, i miei dati, il mio ragionamento logico, l'evidenza storica, lì la tua idea, i tuoi dati, la tua evidenza storica, parliamone. E a volte si prendono decisioni politiche, si creano come dire, eh, tendenze, eccetera, eccetera, basate su il fatto che gli altri stanno zetti. Uh, faccio un esempio: uno degli esempi per me più brutali è stato questo della, della gestione del Covid. C'è poco da fare. Io su questo mi sono schierato anche prima di conoscerlo, in realtà ci siamo conosciuti così con Guido Silvestri e con quanti, hanno detto ferma tutto, ferma tutto. La scienza, scienza, quella cosa vera con i testi, i paper fatti, i dati controllati, dice sì c'è cioè, il virus è pericoloso, occorre cercare il vaccino e occorre evitare di trasmetterselo. Ma non dice tutte le altre cose che andate dicendo e, e, e diffondendo. In particolare, non dice che per dire chi gira per strada, uso l'esempio, senza mascherina o va. A, o va a passeggio lontano da casa sia un ontore uh, se voi pensate a come uh, tutto quell'intero uh, bayama è stato gestito e costruito e poi vedremo anche come si è colorato purtroppo politicamente uh, chiunque non aderisse alle forme più estreme del terrore diffuso um, era antiscientifico, era questa è la cosa che mi ha impressionato, era quella, no? Che se tu dicevi eh, qualcosa che contraddiceva, per esempio, occhio, no, a, non è ovvio dal punto di vista statistico il comportamento sociale che tenere i bambini lontani dalla scuola, farli far stare a casa con adulti per una certa quantità di ore del giorno che prima non stavano, è la maniera migliore per evitare che si diffonda il virus fra gli adulti eh, fragili piuttosto che mandarli a scuola. Su questo occorre guardare comportamenti, dati. Eh. Infatti i dati poi hanno mostrato che non era la maniera migliore, faceva più danno. Ah, veniva tacciato di antiscientismo. È un esempio, ne posso fare altri, legato per esempio alle forme più estreme di gestire il global warming. Lo stiamo vedendo adesso, no? stiamo sperimentando in questi mesi il costo mostruoso a fronte di uno shock dell'aver intrapreso politiche. Ultra uh, rapide e contro uh, il senso economico e la razionalità, che diceva: beh, balance the budget. Ci sono costi, ci sono benefici. Gioca entrambi. Fai una scelta diversificata. Muoviti uh, con, uh, con acutezza uh, su questo terreno. Invece di esporti tutto da un lato, e in effetti abbiamo visto e stiamo vedendo il costo mostruoso. Uh, che questo ha e avrà su di noi potrei andare avanti. Dopo andrò avanti su questioni anche più delicate. Uh, Adriano sa e finisco la prolusione, poi vi passo la parola. A me ha molto impressionato, uh, non mi ricordo mai il nome del tuo amico, l'antinatalista, Benat David Benatar, Benatar. Come, partner, come la cantante, solo che si chiama Davide di, di nome, sì, sì, sì. David Benatar. Uh, di lui, uh, quando Ad Adriano l'ha ritirato fuori, conoscevo le tesi antinatalistiche che prima le aveva raccontate Adriano uh, decenni fa. Uh, però sono andato a vedere uh, un po' di più il personaggio e ho scoperto, me lo sono scaricato, me lo sono letto, ha scritto un bel libro, uh, bel libro, un libro abbastanza drammatico. Si vede che lui ci mette l'anima e il cuore che è molto preso da questa cosa qua, scioccato in un certo senso, perché se, cap uh, se capisco bene è un uomo che si... Vede progressista dalla situazione nelle università sudafricane, in particolare nella sua università di Città del Capo di Cape Town. E posso dire, questo avviene anche qui da me: ormai uh, uh, non facciamo più uh, assunzioni, ma da lungo tempo basate sulla uh, 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 qualità della ricerca scientifica dei soggetti, facciamo assunzioni noi tutti, no, non economia anzi. Eh, gli economisti notoriamente essendo considerati conservatori si resistono, ma eh, nell'intera università, nell'intera università, basate su cosa ha scritto il soggetto, perché voglio della gente che dimostri tipicamente tesi progressiste, perché noi dobbiamo essere impegnati nella società. Ecco, questa atmosfera comincia, nonostante io abbia 66 anni e possa in un certo senso dire sì, vabbè, ma la pensione è vicina... Cioè, comincia francamente a darmi, a uh, stringermi una morsa al collo, a darmi una sensazione un po' di terrore mentale e oltre alla cultura woke, proprio tutto un insieme di, uh, come direbbe Gianna, cioè, o Conte, tutto un insieme di cose che fa che io mi fermi qui um, e mi fermo qui, eh, è un bel pezzo di di, credo l'origine sia l'autore sia Paolo Conte di uno che vuole andare a vedere il giro che passa perché c'è Bartali e al cinema, al cinema vacci tu uh, sta litigando con l'amorosa uh, se non sbaglio quella è quella la canzone insomma mi dà una sensazione sì, di uh, stretta al, al collo di paura di scrivere cose ho io letteralmente dei paper controversi su, eh, che eh, faccio circolare molto poco o non faccio circolare perché non ho nessuna voglia di ulteriori polemiche, per quanto come vedete no, io non mi tiro indietro dalle polemiche. C'era un'atmosfera strisciante, però crescente, un'onda crescente. Guardate, l'ho vissuta tutta la mia carriera, me ne sono reso conto che era una cosa forte. Proprio quando, trasferendomi nel 94 dagli Stati Uniti, dove era già montata, all'Europa, alla Spagna in specifico, a, a, dove ancora non c'era, notai la differenza a, nel, nel livello di, come dire totale libertà che avevo almeno la Carlos Tercero all'inizio di fare, discutere e assumere eh, verso il Northwestern dove già l'atmosfera cominciava a farsi pesante ecco, a me sembra un problema un problema veramente serio e finisco, un problema veramente serio perché purtroppo l'unica risposta che viene a questa atmosfera non è una risposta madonna sono diventato centrista e democristiano ma credo che sia anche quella da quanto lo conosco che Adriano potrebbe dare cioè occhio, vediamo di non... Trasformare alcune osservazioni corrette in una religione è ovviamente la risposta che, per farla breve, chiamerò il trumpismo, e cioè la negazione di ognuna di queste cose e la riaffermazione all'opposto di una religione ortogonale alla precedente, ma altrettanto religiosa, altrettanto uh, o forse più oppressiva, autoritaria e scientificamente ancora meno accettabile. Fine della descrizione del problema, dunque. Eh... Grande disordine sotto il cielo, quindi è eccellente, diceva uh, il compagno, uh, grande timoniere. Ci sono alcune cose che secondo me sono assolutamente vere. Per chi non, non colga alcune note, riferimenti, David Bennett, ne avevamo parlato pochissimo tempo fa, uh, una delle sue attività è una specie di guerra quasi individuale contro le autorità accademiche di UCT, of the University of Cape Town, che è un'università non solo buona, ma perfettamente statale, quindi non c'entra niente col privilegio bianco, verde, rosso o a, a, a righe. Uh, purtroppo c'è stata questa tendenza forte, non vorrei parlare del Sudafrica, ma ci sono anche delle ragioni per questa tendenza, per cui c'è una specie di attacco quasi frontale alle forme, chiamatele come volete, di competenza nel fare il proprio mestiere, per dare più peso a elementi come eh, il sesso di una candidatura, eh, la origine geografica. Naturalmente, essendo un paese eh, con tre razze principali, penso addirittura di più, ma insomma, eh, con la razza eh, che è diventata di nuovo una specie di termine che si può usare senza problemi, una volta lo usava appunto. Giorgio Almirante, direttore della difesa della razza, ma insomma lasciamo perdere. E eh, c'è un vero, eh, un grosso pericolo, in parte non potenziale, ma attuale, che si è realizzato di decadenza delle capacità, non solo della gente di fare il loro mestiere, cioè di sapere delle robe e di saperle insegnare, che è sicuramente il primo, come dire, forse non sufficiente, eh, ma certamente necessario dei caratteri del lavoro degli universitari. E questo è assai triste. Secondo punto, eh, io non sono d'accordo eh, sul nominare questa roba progressismo. Questa roba, soprattutto a livello accademico, non è progressista. È che semplicemente negli anni dopo gli anni 50 è arrivata al potere per le ragioni che vi potete immaginare una certa casta, nelle versioni moderate, è una versione di tipo Roosevelt, di, di, di tipo New Deal, di tipo che si è vista ad esempio in economia come un trionfo di varie salse di keynesismo. Questa roba si è stabilita come una vera forma di establishment. In molte cose, eh, non, è una cosa, non è una roba incomprensibile. In Europa, per le ovvie ragioni di... Di assoggettamento a delle parti ideologiche c'è stato il marxismo eccetera 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 perché a un certo punto eh, se non eri eh, marxista leninista almeno nelle facoltà che conosco io all'università statale di milano forse ti sbrangavano di sicuro non ti assumevano neanche come assistente della bidella eh, questa cosa naturalmente nel tempo tende a sfracellarsi per varie ragioni uno è il fallimento come dire il fallimento del marxismo vero, non del marxismo dei libri, che conta molto poco, ma del marxismo vero. Questa cosa si è trasformata appunto in questo strano cocktail un po' fasullo, uh, di femminismo mal compreso, uh, di difesa di certe cosiddette minoranze. Per intendersi, i musulmani sono un miliardo virgola due, dire che c'è una minoranza nel mondo che è oppressa. Sì, gli Uigur lo so, cioè, non ripetetetemi, è molto fasullo. È già fasullo dire che le donne sono una minoranza oppresse le, le donne sono oppresse perché sono femmine, non perché sono poche e minoritarie, non sono come i disabili, i ciechi o i sordomuti è un'altra cosa, questa cosa, secondo me, è una cosa reazionaria, e di fatti, ha preso gli aspetti pessimi delle posizioni reazionarie, cioè la difesa a tappeto dello status quo. Noi dobbiamo mantenere una certa scacchiera. Quello che possiamo derogare è in quello che gli anglo chiamano tokenism, cioè prendiamo ogni tanto un piccolo gettone per mostrare che lasciamo spazio ai dissidenti. Ma per il resto dobbiamo essere d'accordo su tutti. Uh, vi faccio un esempio, uh, appunto sul tema de della ricerca scientifica. Uh, un libro che forse alcuni di voi hanno visto, non lo so, è un libro di uno psicologo famoso, si chiama Steven Pinker. È psicologo a Harvard quindi con tutti i crimi ha scritto una cosa che si chiama eh, la tavola vuota the blank slate nel senso di lavagna completamente non scritta in cui nulla sta scritto che è un po' un modo di riassumere quello che è stato in una grande fase soprattutto dell'empirismo l'idea che tutto si impara per esperienza e quindi detta alla svelta, le menti umane sono proprio vuote, è lo stimolo che insegna, eccetera, eccetera. Naturalmente tutto quello che si capisce di psicologia cognitiva dice che le menti umane non sono vuote, molto controverso è cosa c'è dentro, vuoto non è eh, e così via. E le discussioni sono naturalmente discussioni scientifiche, però questo, invece di suscitare una discussione scientifica, dire guarda, Paola, tu pensi che, ad esempio, il linguaggio sia una delle robe c'è dentro: cioè nel senso, ci sono delle strutture che sono delle strutture che ce l'hai te, te le ha date l'evoluzione, la genetica, il padre eterno, quello che vuoi tu, però quelle strutture ci sono, non le hai apprese, sono già lì. Questa cosa è una discussione che ammetto sia rispettabile. Io sono dell'opinione che queste cose invece sono dentro e sono proprio lì, nello stesso senso in cui nessuno ti ha imparato, l'ho usato due volte in pubblico, ma tutti dicono che scandalo! No, è così. A mio avviso, ad esempio, l'uso del linguaggio è come la digestione nessuno ti ha insegnato a fare la cacca, la fai, c'è un meccanismo sì che si può capire con la fisiologia, con la biochimica, con tante discipline. Uh, Pinker ha subito degli attacchi di una violenza inaudita perché, e qui diventa appunto tipico del, dei pensieri reazionari, perché tocca delle specie di comodità nel, uh, nel, nell'area dell'acquisito. Noi esatto. pensiamo. a ciò che viene considerato, e se lo dici oggi, ovvio scientifico. È scientifico che possiamo educare tutti a diventare buoni. Per dire. Esatto. Eh, questa cosa qui. E invece non è scientifico quasi... per un cazzo. Ad esempio, una delle, una delle grandi, a mio avviso, è una. Voglio dire, questa è la mia proposta. Sono, sono cose che hanno sufficiente latitudine per ammettere. Tanti, tanti punti di vista e tanti approcci, anche esplicativi, cioè cosa sta succedendo. Una delle cose che a mio avviso contraddistingue questa roba, che secondo me è proprio reazionaria, cioè il progressismo non c'entra niente, Turati Culiscio, proprio niente. C'entra un'idea. Sì, Adriano, però scusami, io to, per Beh. carità, figliolo, io sono d'accordo con te, però così questi si allargano, questi si considerano e se sì, sì, si sì, contro sì, sì. Sei un reazionario di merda, cioè l'accusa a Pinker era di essere maschio bianco. Reazionario uh, complice dell'oppressione delle una... cosiddette minoranze, sono d'accordo con te. Allora, eh, certo, eh, qui non è per essere polemico, però non ho capito perché essere o maschio o bianco, ma perché invece il progressismo è fatto da chi? Dalla moglie di Diamanda. Da cioè, se uno fosse cioè la figlia di Dos Santos, la figlia del, del dittatore angolano, è la donna più ricca dell'Africa e vi assicuro è proprio femmina e nera. Non è una cosa controversa, difficile da capire. Cosa devo fare? Mi inchino perché è femmina e nera? Ma... No, 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 cioè io, io so anch'io considero tu, quando dico che, 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 che mi, fa, mi sento una stretta al collo, è perché considero tutto questo molto reazionario, molto oppressivo, molto scurantista. Ah, L'ho chiamato progressismo è la... perché è il nome con cui esso stesso sì, sì, movimento, visione perché... del mondo si definisce, ecco. tutto lì. Dare a questi dei progressisti è lo stesso senso in cui Hitler è socialista. Il partito di Hitler si chiamava Partito Nazionale Socialista S dei Lavoratori Tedeschi, non l'ho inventato io, si chiamava lui. Allora, come uno si autonomini mi lascia abbastanza freddo. L'effetto eh, grave e molto serio che appunto in casi come, eh, come la reazione ai danni epidemici di Covid, eccetera, eccetera è che questa roba ha un effetto, appunto, mi scuso per dirlo in tedesco, chilling, cioè fa freddo nel senso che ti fa venire la pelle d'occa, cioè viene sostanzialmente paralizzata una forma di discussione. Quando X dice alfa, ad esempio, molto tipicamente, eh, a mio avviso, quasi tutto il cognitivismo indica, indica che ci sono seri limiti a quanto si può educare la gente, proprio tanto. Cioè, sì, si può fare il nudging. Questo qua c'è uno famoso, un economista e giurista che si chiama Sustain, che dice che si può come, non proprio forzare, però spingere molto in modi semisubdoli e si può ottenere eh, quello che è desiderabile, cioè che le persone vengano a mandare i proprie, le proprie figlie e i propri figli all'asilo infantile, che in coda anche guardando la, la fila, mangiano solo il cibo buono, cioè prendono quello ipocalorico con uh, la rucola e mai, uh, milkshake, eccetera, eccetera. Naturalmente tutto questo, eh, rendiamoci conto, sta in una specie di vulgata per cui c'è un modo buono di mangiare, c'è un modo buono di trattare, ad esempio, l'ambiente e così via. Questa cosa, a me pare, è tipicamente una cosa discutibile, nel senso che ci sono dei problemi ambientali, non ho dubbio alcuno. Uh, quale sia il modo giusto di farlo è proprio una discussione scientifica, lì bisogna cominciare a controllare cosa sappiamo, quanto possiamo, siccome i danni ci sono già stati e probabilmente li abbiamo fatti dal 1600 adesso. Eh, cosa si possa fare a mitigare gli effetti eh, nel lungo periodo, diciamo da qui al 2100, cioè lungo, neanche tanto lungo, lungo 60 anni, però ecco, ma questa roba è per un problema scientifico, eh, vorrei che qualcuno si sedesse e si guardate, non c'è l'ideologia del vento, può darsi che sia una buona idea avere più energia eolica, può darsi di no, ma l'ideologia del vento è una roba che vi siete inventati voi. Questi sono gli effetti gravi. Nel caso dell'epidemia, sono sicuro di questo, nel caso dell'epidemia ci sono dei dati non facilissimi e a volte interpretabili in maniere anche divergenti, non è ovvio che ci sia, mentre c'è solo l'abuso di amministrazioni rozze e imbecilli che si nascondono dietro questa roba, per il bene pubblico bisogna fare X e lì si sì, ha un effetto proprio, ripeto, di surgelare le discussioni. Uh, non aiuta che molti di questi settori uh, sono fatti di deficienti, uh, ho in testa in particolare Carlo Freccero e il giurista Mattei. Che appunto uh, il dibattito diventa una specie di uh, sì, ecco, come i rinoceronti che si danno cornate. Non è che se ne va molto fuori, può darsi che uno sia leggermente più veloce e più pesante, è un po' così: è un dibattito mediatico. Uh, adesso è diventato di moda dire che sei. Per quasi qualsiasi cosa, queste osservazioni che ha fatto Michele, cioè, ma tu hai detto questo, Palma, perché sei uh, baby boomer, sei vecchio, sei maschio, sei bianco, sei una merda e sei educato, il che è grosso modo la verità, ma appunto. Cosa questo abbia come effetto <ride> su Guardate punto... che lui ama autodeprecarsi più ancora di quanto lo fa. No, ma non è autodeprecarsi, sono questi dibattiti. No, sei della e generazione... E soprattutto ha ragione, ragione lupo sfrattato, strafatto, scusa. Ti facevo sfrattato, invece sei strafatto, lupo. Dice che soprattutto sei veneto. Ecco, ecco, anche essere veneti è pessimo perché sei ovviamente culto. ma è vero. Nella cultura italiana un giorno dobbiamo fare un pezzo su questo, Adriano, perché tra l'altro tu conosci il cinema italiano molto bene. L'immagine del Veneto costruito dal cinema e dalla televisione italiana degli anni '50 e '60 è abominevole ed è di un non si può chiamare razzismo, di un regionalismo. Ecco, a, che io trovo disgustoso. Però, tre. ecco, però, devo dire mi dispiace perché forse rivela appunto quanto sono vecchio rincoglionito. Secondo me vi consiglio molto in questo caso, che è un caso assolutamente regionale. Vi consiglio molto, signore e signore, Pietro esatto. Magnifico film, è proprio un bel film! E eh, peraltro fatto da uno che non aveva come era un. Presupposto dogmatico, sì, e però c'è proprio un regionalismo, cioè sono questi qui e eh, vabbè. Comunque la esatto. visione del Veneto a uh, stacca nella, nella psiche. È, è quello che fa parte in un certo senso, un esempio di quello che stiamo parlando. No? Di che stiamo no, no, ma ci molti Rimane di questi... nella psiche italiana mezzo secolo dopo, come i Veneti sono, quella roba lì, uh, Guardate, Hals, certo. leoni, porci, cini, un po' maiali, eccetera, eccetera. Ma questo forse rivela troppo di come sono stato fatto io, ma vi faccio un esempio. Eh, in un certo periodo, eh, all'interno del Partito Comunista Italiano, parlo dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Veneto era considerato sempre una terra di eh, imbevuti di grappa, deficienti e asserviti ai preti. Uh, un gruppo molto piccolo, soprattutto di uh, operai, ha cominciato a dire "Guarda, che non capite niente, è il secondo polo chimico d'Europa". E questa roba in qualche maniera non passava, cioè la gente andava, guardava i palazzi storici che avete visti, i palazzi che adesso sono quasi tutti musei, ma sono andato i palazzi di Venezia, fuori di qui c'è la campagna, sono tutti i polenton uh, sono seduti a bere la grappa. Fine. Uh, la cosa che secondo me è grave e a mio avviso è veramente reazionaria, è che queste tendenze, mettetela come volete, di, eh, di affermazione di varie teorie della differenza, più o meno fasulle, hanno un effetto catastrofico, proprio catastrofico eh, sull'educazione. Cioè, la gente, molta gente, eh, almeno in due paesi che conosco bene, va all'università e viene esposta a uh, un menù a senso unico. Cioè tutti devono mangiare uh, minestra con le fave, uh, perché il resto non si può insegnare. E questo succede molto, probabilmente molto, molto meno uh, nelle facoltà scientifiche, nel senso che nel lavoro scientifico cioè, ecco, è molto difficile dire No, io non faccio relatività ristretta perché quello era tedesco, maschio, bianco, eccetera, eccetera, un po' tutti tirano dietro, inclusi i fisici neri, uh, però in molte scienze a metà, tra le scienze che alcuni chiamano molli, alcune io le chiamo confuse, fino alle scienze che non esistono, che non sono scienze come gli studi culturali, letterari, a volte storici, certo, c'è proprio un effetto chilling, un effetto di surgelare i dibattiti perché solo. Uh, certe posizioni devono avere uh, esposizione, devono essere mostrate e di conseguenza uh, il corpo studentesco viene affetto solo da certe posizioni e questo è una roba sì, ecco, questo su questo sono proprio d'accordo con David Danata, è una roba che è l'autosuicidio dell'università, cioè se voi volete farne un mezzo di comunicazione di massa come, eh, come o la Pravda o quello che vi pare a voi o Bruno Vespa Certo, è un'opzione, non è l'università che insegna alla gente. Sui temi di fondo che Michele solleva c'è molto da criticare e l'effetto appunto di suggilamento è che è anche difficile criticare, perché appena nel caso dell'epidemia, appena hai un quarto di grado di deviazione dalla prestabilita rotta... Sei subito uno che provoca 200.000 morti da, da Bergamo a Bagheria e così via. Non ho nessuna Lascia, lascia che, 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 che provi un po' perché molti dicono: sembra che questa roba. Ecco, io la parte che poi trovo più dannosa sono queste cose qua. Ah sì, sì, ho leggiucchiato. Sì, sì. Cioè, questo è l'altro seguente: sono da prenderli apposta, no? Quando li ho letti, è scritto molto bene sta roba. Certo. L'uomo ha una grande dote, sa scrivere come, in particolare in inglese, come io sognerei, ed ha anche una grande erudizione, eccetera, eccetera, però ti racconta una storia proprio dell'umanità qua, che non solo è falsa, specialmente per la parte, uh, come dire, antropologica o, o, o se volete archeologica, no? Alla transizione neolitica, le condizioni di vita, questo e quello, ma è completamente mirata appunto dagli stereotipi interpretati dagli stereotipi del suo mondo e del nostro uh, 2015, e cioè, le donne, eh, il ruolo delle donne nella civiltà antica, l'omosessualità, l'attività sessuale, la religione, che è una totale follia no? di raccontare la storia dell'umanità come se essa avesse. Uh, un errore dietro l'altro, un dramma dietro l'altro, un disastro dietro l'altro, causato sempre dagli stessi, per poi arrivare in anni recenti a una miracolosa insurrezione avvenuta uh, così, per, per grazia divina tra l'altro. Da la qualcosa, tra l'altro, ma questo è un tema che non è che voglio affrontare oggi, ma mi ricorda sempre uh, che la cosiddetta emancipazione, no? Della, uh, di, delle cosiddette minoranze come giustamente adriano ha sottolineato minoranze non sono in grassa parte non è che sia avvenuta per miracolo è venuta paradossalmente in maniera endogena come conseguenza alla fine del cambio tecnologico culturale ed è esattamente come il dominio del maschio era funzione dello stato Tecnologico-culturale del chiamiamolo così uomo primitivo delle società precedenti a quella post-industriale in cui viviamo. Che dal punto di vista scientifico, la cosa interessante che vuoi capire, e cioè come le posizioni di potere e le ideologie che le sostengono, uh, sono in parte almeno uh, uh, riconducibili a condizioni materiali di esistenza e interagiscono con la cultura esistente per produrne una nuova, insomma. Alla fine è il grande tema su cui Marx aveva provato a riflettere con degli strumenti rozzi, Ma invece di riflettere su questo, costruiamo una storia dell'umanità che è pseudomarxista, in cui c'è, una volta c'erano i capitalisti, no? la versione pseudomarxista del tutto era il male è il capitalista. Il capitalista è la causa di tutti i mali. Esso esiste indipendentemente da tutto, è una specie di genia mandata sulla Terra per fare del male agli altri. Basta farli fuori e tutto va bene adesso è diventato un po' l'uomo più o meno bianco, acculturato, con certi principi, valori, stili di vita e, 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 e così via. E questa è la genia scatenata sulla Terra dal Padre Eterno per fare il male. E invece questo non ti permette neanche di capire come cazzo funziona la storia umana. Ecco, questo trovo sì, irritante negli arari. Quindi. Quello che vuoi, come spesso in queste forme molto estreme di ideologismo, Uh, non c'è un aspetto esplicativo, c'è veramente un aspetto di, di mitopoiesi, di myth-making, come fare dei miti. Cioè, ve ne cito uno particolarissimo. Uh, la, una delle cappe del movimento naturista-ecologista in Francia, che è divenuta una vera stella del firmamento dei media, uh, ha detto che non si può dire che siamo in un'era... Uh, Uh, antropocenica come il mesogene cioè adesso sarebbe antropocenica perché siamo in un'era androcenica anera andros in greco è, mas, è solo l'uomo maschio mentre antropo è l'uomo senso di essere umano perché perché l'inquinamento è prodotto dai maschi che eccitano la propria mascolinità a fare i barbecue all'aperto ora capite bene che eh, non è neanche lontanamente una forma esplicativa di niente è proprio un mito cioè ci sono dei cattivi sono come gli orchi nelle storie di Tolkien. Eh, e questi sono cattivi perché sono orchi, cioè sono, sono fatti così. Al momento attuale chi fosse appunto maschio, più anziano, più bianco, eccetera, eccetera, è l'orco. Uh, non sono del, ecco. Ecco, Marx era molto meglio, almeno aveva provato a dire una roba, a mio avviso, fallendo, però, aveva provato a dire una cosa. Uh, questi qui non dicono niente, dicono miti. Sono è vero, dei miti che hanno preso molto potere. In generale, toccano veramente una condizione che è grave, che non va misconosciuta e sottovalutata, però è una condizione, come dire, dell'apertura del dibattito nelle università, nelle scuole nell'educazione. Fuori, toccano molti media. In realtà, poi, voglio dire, per, per usare il tema italiano, al votante massa della Trimurti. Berlusconi, Merlusconi, Salvini, di cosa voglia dire cisgender non gliene frega proprio meno di niente, non niente, un pochino meno di niente, me ne frego negativo. Uh, però sì, all'interno delle istituzioni che, come dire, per loro natura ed essenza dovrebbero essere quella roba che Popper chiamava delle società aperte, in cui ci sono molti conflitti che si gestiscono appunto scagliandosi addosso. Ipotesi contraddittorie, non ci si dà i pugni, eh, al massimo ci si dà degli insulti, ma gli insulti sono della forma, non hai capito niente, cara collega, fine, eh, non è sei eh, bianco, o nero, ebreo, o verde, o musulmano. Eh, sì, esiste questa cosa. L'unico punto di disaccordo è che a mio avviso il progressismo c'entra veramente come i cavoli a merenda, cioè niente, è una reazione di alcune caste ben installate in alcune università degli Stati Uniti di mia conoscenza sono proprio caste accademico-amministrative cioè che per, per continuare a fare eh, il prorettore, il cancelliere generale bisogna pagare un certo tributo a questi idoli che sono appunto gli idoli tipici allora anche se come in Camera Caritatis fra di loro lo sanno benissimo che non è vero che si ottengano grandi risultati al Dipartimento di Matematica se si assumono più donne è storicamente vero che in molti dipartimenti di matematica, non la totalità, ci sono donne eccellenti in matematica, sia nella storia che viventi, però è una minoranza all'interno della professione. Non è affatto una minoranza all'interno della professione, ad esempio, a biologia. Per cui, tutta questa roba che le donne non sanno fare le scienze. Ci sono delle cose molto sottili e delicate perché certi tipi di cose, cioè la capa di chi fa stringhe a Harvard è una donna, peraltro bravissima, però è vero che su larga scala i dati indicano che c'è un gruppo di discipline in cui le donne sono molto minoritarie, come c'è un gruppo di discipline in cui le donne sono la maggioranza assoluta, cioè psicologia. Eh, per cui non, non sto raccontando delle storie. E queste cose si possono appunto, a mio avviso, anche affrontare scientificamente. Cioè c'è un danno reale per l'avanzamento del sapere matematico nel fatto che ci sia, per dire, il 15% di donne e non il 49% di donne, Uh, per me, punto. Io, ma non lo so, veramente non lo so. Non sto prendendo, non sto prendendo in giro nessuno, però non lo so. Se qualcuno mi spiega esattamente cosa succede, ma non cosa succede all'equilibrio tra i sessi, cosa succede alla matematica? Perché la questione qui è di fare questa cosa. È uguale nella disciplina in cui io sono stato educato in filosofia: in filosofia ci sono donne eccellenti, uh, molte sono vive, Susan Wolf, uh, Martha Nussbaum. C'è cioè, un po' di gente che è brava, però è vero. Che in una buona, buona percentuale dei dipartimenti c'è una maggioranza maschile, che naturalmente contrasta con la minoranza maschile che è nella società. Se guardate i numeri grandi, le donne sono maggioranza praticamente ovunque, ci sono delle eccezioni, ma sono molto rare. E, eh, e questa cosa forse va studiata, alcuni miti vanno abbattuti: la comandante, la comandante L.A. Delle forze nucleari d'attacco francesi è una donna. Chi dice ai sottomarini si va o non si va? È una femmina, un'ammiraglia. Eh, appunto, non fate le battute: è il caso unico di ammiraglia con quattro coglioni, perché sono battute stupide. È una donna che ha fatto una vera carriera nella Marina ed è così. Per cui anche certi miti vanno un po' sfatati Come va sfatato il mito opposto? Io ho litigato, litigato, ho un po' alzato la voce con una persona su queste robe dei social network. Uh, ah che bellezza adesso le donne vanno al potere ma io non lo so ecco se agli inglesi fa molto bene Liz Truss o se ha fatto molto bene Margaret Thatcher e lo so che le cose sono diverse o se sia molto bene che Giorgia Meloni diventa il primo ministro d'Italia quanto ci sono serie discussioni se Golda Meir ha trattato bene Israele o se Benazir Bhutto ha trattato bene Pakistan ma quello è Un po' strana questa cosa. E allora, una signora, una signora, non è neanche giovane, no, non capisci. E questo è tipico. Questo, secondo me, è il, è, è il test focale di quando una roba è puramente mitopoietica. Questa è una donna, ma è un uomo. Si scopre, come dire, post, post factum, che Margaret Thatcher o Giorgia Meloni, o chi vi pare a voi, eccetera, eccetera, è un uomo. Ma allora tesoro, non torna. Non era il genere formativo e decisivo della condizione. Il genere, però, testa. si costruisce, il genere non è dato e fluido. Maggi, senza saperlo, si era umizzata. Non era totalmente no. conscia della sua trasformazione, avesse Ma visto la mia, un po di La mia teoria è la seguente: tutti i bianchi maschi sono delle teste di cazzo. Però ogni tanto arriva, che esempio appunto, parziale, mi scusi signor Presidente, Joseph Biden, beh, si è nerizzato nel tempo. Cioè in una Ma guarda, Liano, di... adesso no, non farti arrabbiare perché ti conosco, però eh, i primi esempi di questi io li ho appresi attraverso l'esperienza di un caro amico che si chiama Jess Benabeb che è stato Dean di NYU, economista notevole, sì. eccetera, è il cugino di Sheila sì, Benhabib. Sì. Jess è stato poi ho scoperto che se ce ne altri che conoscevo nella lunga lista, Ariel Rubinstein per esempio nella lunga lista degli self hate Jews perché? Perché Jess come Ariel due persone pacificissime e, e degnissime intellettuali tra l'altro di come dire, eh, formazione, orientamento che chiameremo, non dico di sinistra ma proprio socialistoide eh, avevano osato dire e scrivere che forse non è che tutti i palestinesi sono criminali, che forse uh, un po' di terra gli è stata portata via, che forse una soluzione diversa da, 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 da rinchiuderli tutti a Gaza si potrebbe trovare e cose di questo tipo. Ha uh, la lista di proscrizione su Jess uh, uh, e il trattamento di Ariel, era, ecco questa visione è antica, cioè queste sono cose che accadono negli anni 80 sì. e ha creato un modello, ha creato un modello per cui... Uh, se per caso appartieni diciamo così, sociodemograficamente a una categoria, no? Glenn, sto pensando a Glenn Lowry, no? che per niente mm -hmm. è Lowry, un economista, tu sai chi, so, chi è chi non sa, chi non conosce Glenn, Glenn è un economista degno, capace, avrà dieci anni più di me, non sono una roba del genere, ma i suoi anni. Molto uh, maschio me... e molto nero. Molto eh, maschio, molto, molto maschio nero. tra l'altro sì, afroamericano. Che ha sempre preso delle posizioni sulla questione del razzismo, delle differenze razziali, eccetera, eccetera, uh, negli Stati Uniti fact-based, riconoscendo che esiste un problema culturale interno alla comunità afroamericana, che non è semplicemente tutto spiegabile uh, da uomo bianco cattivo a uh, comunità afroamericana buona, e che eh, le politiche del tipo affirmative action facevano più danni. Che non, che non cose buone, cosa che è palese, cosa che, avendo le vissute per 40 anni, è palese, che ha fatto più danni alla comunità afroamericana di quanto ha fatto bene a pochi fortunati che hanno vinto la lotteria. Ecco eh, sì, e anche lui è praticamente. È, 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 lui, Michael Jackson almeno l'operazione di sbiancarsi per davvero l'aveva fatta, ecco, per essere ironici. A... e viene visto malato, nella... aveva la stessa malattia di sì, Francesco Cosiga, è una malattia epidermica che sì, ti vabbè. cambia sì, il colore. Ecco, lo apprendo, io non seguivo molto, sì. avevo letto che si faceva si faceva la sbianchizzazione, ma non importa. Il punto è che queste visioni sono anche profondamente radicate, quello che voglio dire, cioè è un processo sotterraneo che dura da molto tempo e che va mi dispiace, non dico combattuto perché ormai mi ha la forza di combattere è passata, ma va almeno resistito e preso per il culo perché? Perché in ficia c'è poco da fare. No? C'era l'altro giorno, ho portato Ditra McCloskey eh, che anche lei comincia a avere i suoi anni e, 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 e si notava no? rispetto alla brillantezza di altri momenti. sempre una grande oratrice, sempre un gran cervello, um, eh, però, insomma. Eh, si diventa, si diventa più anziani e si diventa più lenti ecco, Didra da anni, da decenni argomenta con grandissima erudizione un punto che io concordo dal punto di vista storico che alla fine 100.000 fattori ma c'è un, un, un core del perché è successo in Europa e da molto alla famosa rivoluzione industriale eccetera eccetera ed ha molto a che fare col coagularsi per mille rivoli tra il 400 e il 600, fra il 300 e il 600, di una mentalità borghese, razionalista, disposta a dibattere, bla bla bla, e anche con certi principi comportamentali che hanno a che fare con la disciplina, uh, l'attenzione al dindero, se volete, così via. Uh, che messi assieme hanno prodotto quella macchina di, di, di emancipazione che, che abbiamo visto mettersi in azione nel 600-700. Ecco. Quella macchina lì funziona se e solo se uh, uh, questo tipo di religione che uccide dibattito, ricerca, fatti, che uccide i fatti e li sostituisce con una narrativa viene fermata perché se i fatti saltano tutti e, e li si sostituisce con la narrativa che ci fa comodo, siamo, finiamo in braccio a Putin, il quale infatti fa vivere i russi non nei fatti, ma in una narrativa che piace a lui, in cui lui e Peter the Great vanno tutti a cavallo e fanno robe il meravigliose. Suo, il suo sogno è di avere una grande truppa di, di cosacchi ucraini che canta le lodi dell'imperatore, come nel caso di Pietro Grande. <ride> Uh, la mia impressione, e eh, mi scuso perché siamo già sopra l'ora, eh sì, è sì. che in questa fase questa cosa va più che altro sfottuta, punzecchiata e rompergli le palle, perché uno scontro frontale genera un'altra tornata di miti e di idiozie. Eh, io sono l'ultima... Ma il problema è che non la no, andiamo pure sopra l'ora, Adriana. Il problema è che il tuo scontro frontale, purtroppo, purtroppo, è eh, lì la parte che non ho sottolineato abbastanza, è in corso ed è in corso dall'altra parte con altrettanti miti, con altrettanti idiozie cioè quello è il punto che oggi movimento, questo movimento, questa galassia ha generato una reazione quasi automatica che si agglutina poi in individui come Trump che sì, contrappone sì, altrettante idiozie cioè appunto la, la, no, ma stare, guarda, la, la cosa che mi spaventa è che questi eh, semideficienti, in, in alcuni casi deficienti integrali, vengono poi battuti da chi invece, a mio avviso, ha dei miti molto più solidi. Cioè, invece di rompere le palle sul, sul transgenderismo, come fa, come si chiama la signora Luxuria. Il mito di essere una famiglia tradizionale, con il bambino, la bambina, la mamma, il papà, è molto più solido, Ma se non troppo, anche perché è molto più vecchio. Non è che ci sia... è un mito. È tanto mitologico che la forma naturale delle, delle interazioni umane sia familiare, è un mito tanto quanto il resto. Però è molto più solido, quindi io capisco... Devo dire... Al momento attuale, in tutti gli Stati Uniti, e conosco molta gente, ho trovato due persone che hanno votato Trump. Non so se alcuni altri hanno votato Trump, ma si sono vergognati di dirlo. Ho trovato due persone, mentre ho trovato un fracasso di gente che votava Bush, Cheney, Ronald Reagan. Uh, e ho l'impressione che uno dei veri atù, soprattutto del Trumpismo, cioè di di di. Uh, Certamente di lui, di Pence, di Steve Bannon, di quell'altro, quello di Duke, quello dell'immigrazione, se mi ricordo più il nome, un giovanotto pericoloso. è appunto che a questi rispondono con una specie di grande retorica rivoluzionaria: cioè, assaltiamo il Parlamento, hanno rubato le elezioni. Eh, lo scontro frontale è purtroppo fra due parti, e a... questo è il. È il mio unico avviso, come dire, solido, l'unica opinione che mi si difende: che sono veramente due parti di mitopoietica, cioè c'è pochissimo davanti e dietro. Eh, da un lato, eh, dei mongolidi, eh, dall'altro. Oh, no, no, non si può dire, non si può. Dissociamoci? Gli è scappato. Non intendeva, non sì, intendeva. Sì ma fa parte di questa follia del Bezos di cui stiamo discutendo. Vabbè, adesso ho usato il mongoloidi come moto antico, insomma, della gente un po' disabile sul piano cognitivo, mettetela così. Sì, difficoltà dalle... cognitive, una persona con difficoltà cognitive. Difficoltà cognitive, cioè non si può dire "Guardi, lei mi sembra una testa di cazzo", no? lei mi, ha, mi pare porti delle, delle disabilità cognitive. Vabbè. Però è un po' questo, sono due scontri mitopoietici. La mia impressione è che il cosiddetto campo, e qui davvero con molte virgolette, progressivo, progressive, progressista, eh, si autocondanna a perdere perché i miti, appunto, i miti che gli americani chiamano il mito della torta alle mele, eh, apple pie and my mother, sono molto più solidi noi siamo tutti gender fluide. ascoltiamo i Maneskin, Skin sabato notte e sono, sono, sono proprio solidi sono solidi per conto loro e si fanno altrettanto mitici uh, e, e un po' dire, oggi sono stato effettivamente un po' stupefatto che una, una vera demente non, non so dire la parola M una demente con falle cognitive considerevoli, importanti tal Giabreal che è italiana si è messa a dire idiozie sul padre di Giorgia Meloni, che a un certo punto è stato apparentemente eh, processato per eh, droga. Eh, e lì si vede subito che uno è cretino. È uno dei test decisivi, almeno nella <ride> mia esperienza. Quando uno fa queste cose si vede che è cretino, cioè è meglio che sia zitto. Però eh, l'opinione seria con cui vi... Eh, vi auguro un eccellente fine della settimana. È che lo scontro, forse frontale, probabilmente ragione Voldring, eh, è in atto fra due versioni mitopoietiche, e in tutto questo, come dire, chi, chi va perso sono i fatti. Alcuni fatti esatto. sono, anche sono, sono anche dolorosi da ingoiare, eh? non, non è una specie di lode dell'esistente, è un'altra cosa. Ci sono alcuni fatti che sì, è proprio difficile a volte ammettere che. Eh, ad esempio, a me io sono uno di quelli che pensa che ci sia l'oppressione femminile, eppure ci sono dei segni che ci siano alcune vere differenze uh, di ordine sessuale che hanno anche degli effetti. Queste vanno studiate e vanno capite. Non sono una motivazione, se volete, dal punto di vista della giustificazione o della morale, se vi piace, che sia bene opprimere le donne, però è possibile, uh, a mio modesto avviso, forse probabile, che ci sia veramente la differenza femminile allora sei appunto l'avete capito uh, ma vuoi studiarla sì sì no adriano mi pare una sintesi ci si maschio bianco infatti. e anche oltretutto veneto che è come se peso, peso. peso che peso se peso che peso allora però ci sono alcuni suggerimenti Perfetto. interessanti per chiudere con una nota di allegria Perfetto. e poi su queste robe ci torna e ci si ritorna um, una <ride> è che c'è un loop culturale su Uh, su Twitch mentre non si accettano tutta una serie di termini appunto censurati dal wokismo si accettano le bestemmie quindi basta sostituire tutti quei termini con un porco e funziona bene non ci censurano e l'altra è che sì, eh, Zait not, ciao Davide che ci segue sempre la vittima sono i fatti e l'intelligenza aggiunge lui nel senso la nostra capacità di utilizzare queste Uh, dote uh, umana a degli umani per interagire con i fatti, sarà a priori o a posteriori, le categorie non importa. E cercare di muoverci un po' meglio nel mondo in cui viviamo. E starebbe bastando. Per cui sì, prendiamocela anche un po' con tranquillità e ironia. Uh, siamo però consapevoli che lo scontro fra i due miti metapoietici, bello l'espressione, uh, le due narrative appunto, uh, con linguaggio più semplice. È serio, è serio e ha chiuso parecchi spazi, devo dire, forse perché tu hai deciso di stare un po' fuori dall'accademia, io standoci ancora dentro per qualche anno uh, sento questa strettezza, mi sento proprio, se ne discuteva ieri a pranzo, lo dico proprio a livello personale, ci si sente alcuni di noi, uh, come sai, due enormi presse che fanno così, prendono tutto sì. lo spazio, tu sei in mezzo. E, sì, guardate, e adesso ormai sei già lì che fai così. No, prima sentivi poco spazio, ma ti muovevi, adesso sei lì che cerchi con le braccia e le gambe di fermare i due, due presse che ti stanno stringendo, fa abbastanza la sensazione, uh, certamente qui uh, sì, è proprio una cosa empirica. Nell'Accademia Americana ecco, butta molto meglio che essere dissidente in Russia sovietica, cioè quando rompono le palle oltre a un certo limite. Pre-retirement, advanced retirement, uno va via e torna a casa sua. Uh, è, è improbabilissimo che nessuno vada in prigione, perché sei o... Oh, per uh, carità, non, non, sto, non sto descrivendo, sono d'accordo, no, non, no. non mi sto vittimizzando, però... Sono. No, no, ma non è una vittimizzazione, lo capisco. Cioè, uh, Noam Chomsky, da posizione spesso assai sei lontane dai dice la stessa cosa, c'è una specie di casta universitaria che quando metti in dubbio come dire, la fondamentale onestà, bontà e benevolenza rispetto a quasi tutti, non degli ebrei categoria religiosa, ma dello Stato di Israele, caschi come dal palco. Sei quasi l'aguzzino di Buchenwald, insomma ve li immaginate, gli insulti, eh, Chomsky tutto è meno che l'aguzzino di Buchenwald, è uno che non è d'accordo su delle cose, ma di nuovo, questo è un problema fattuale, è una cosa che si può discutere, sono le politiche di Israele talmente dello Stato di Israele, non del popolo di Israele, che è un'altra roba, eh, sono talmente benevolenti, eccetera. Beh, insomma, almeno una serie di dubbi mi sembrano ben giustificati. Però è vero, c'è una specie di casta che funziona e in molte altre cose, ad esempio sulle cose del, de, dell'oppressione femminile, se è formata nel bene o nel male. Una specie di baraccopoli ex femminista per cui bisogna dire delle robe strane, cioè il sesso è una performance, insomma, delle robe un po' strane. Se leggete una filosofessa che si chiama Butler, che è tradotta anche in italiano è una signora anziana ma molto celebre, tutt'altro che stupida, dice le robe un po' perturbanti. Queste robe in qualche maniera si associano a quella che secondo me è la reazione di una casta proprio reazionaria. E impongono una K, spesso una K dura, una K piombata, sulle possibilità di discutere delle robe che invece ecco, meritano discussione. Uh, come Glenn Lurie, nel caso che vi interessino questi problemi, vi consiglio molto uno che si chiama Mac Warder, che è un linguista bravissimo, peraltro, che sta a New York, è un signore non molto anziano, è parecchio più giovane di me, è un bravissimo linguista, nero, molto bravo. Uh, Ecco, vale la pena di leggerlo perché almeno viene, come dire, dalla bocca al cavallo. Si vede che questo qui è uno che ha fatto il lavoro linguistico, la sua disciplina, la sua scienza la linguistica. È completamente nero e lui appunto dice, guardate che questa cosa, quanto più eh, noi produciamo questa specie di specie protetta, che eh, il nero in un dipartimento è come il rinoceronte nero in Africa, cioè bisogna tenere i quattro guardie del corpo intorno. Produciamo effetti abbastanza malefici sui neri studenti, cioè perché tutti gli studenti pensano che questo qua è un cretino che è stato messo là esclusivamente perché è nero. E tutti vanno giustamente dal linguista bianco che è più bravo, il che non è assolutamente vero. E ripeto, John McWhorter è un eccellente nero linguista. Mi scuso per la lunghezza, eh, forse bisogna tornarci su delle robe più. Eh, Specifiche, cioè, secondo me, una parte centrale di questa cosa è la parte razza e la parte sesso, per cui forse può essere che dare un occhio a, a, anche a Judith Butler. Uh, perché lì effettivamente, secondo me, ecco contro tutta la storia, secondo me ci Sembra sono. Mi piacere fatti. molto la Judith Butler, sì, sì. Uh, può darsi che è una, è una, è una poi tutt'altro è stupida, è una, deve avere 70 anni e passa, ha detto, ma tutt'altro che deficiente, è una signora che credo adesso sia emerita in California eh, e che appunto ha la teoria che il sesso sia come il teatro, cioè è una performance art, come il ballo, il teatro. Cioè. Sei, ho l'impressione che alcuni di questi si estraprono, proiettano e poi ovviamente di nuovo a... Ah mito poietano, eh, le loro esperienze personali. Ci sono delle persone, per mille ragioni, che magari la vita sessuale ce l'hanno avuta, io direi, nella mia classificazione, di merda. Ah, per cui, vabbè, l'hanno fatta perché si doveva, non mi interessava, non avevo voglia, non ho trovato quella giusta, quelli giusti, quelli che ho trovato erano come cincin, cin, ah, qualcuno che ci sta ascoltando mi capisce, e a un certo punto ci ho rinunciato e quindi lo facevo perché faceva parte della convenzione, gli volevo bene mi scocciava deluderla o deluderlo e vi racconto che per me è successo questo, cioè, è perfettamente possibile, cioè, no. è, ma il punto è l'assoluta la ascientificità dei racconti di questo no? No, ma io, io base, sono d'accordo non c'è nemmeno che abbia messo su un laboratorio e ho trovato un po' di soldi da una delle tante fondazioni dispostissime a buttare via miliardi su queste stronzate Uh, che gli finanziasse la ricerca sociologica, ma almeno intervistava un campione di 10.000 donne o 10.000 uomini, 5, fac facesse lei, no? eh, cercando di ricostruire decentemente con la loro, no, la, la loro non vita non... sessuale. No, ma lì, lì mi, mi spiace, proprio sbagli bersaglio. Questa gente, Butler è una, e secondo me, Butler è una delle più intelligenti. Quello che tu chiami l'approccio è una specie come un critico letterario, cioè ho letto delle robe, le mescolo con alcune mie esperienze personali, Judith Butler dice uh, eh, giustamente... È quello che sto dicendo, eh, sai. Benissimo. È brava la nostra <ride> età. Non li porta così bene come Adriano Anche io, Buonasera, Judith, buon compleanno. Che ti devo dire? Non lo so. Uh, comunque, voglio dire, questo è il fatto. Devo allora, vedere Sono... quando, quando è stato il compleanno. Vai, vai. No ma, no, ma le auguro lunga vita, non ho nulla contro, ma voglio dire, la loro uh, cosiddetta uh, fattura della teoria è proprio come un critico letterario, cioè leggono delle robe, le raccontano, le mescono alcune esperienze che a volte sono delle esperienze dolorose. Judith Butler è personalmente, almeno lei così dice, lesbica poliamorosa, lasciate perdere cosa vuol dire, ma è, quel, è come lei si presenta, dice sono una donna che è lesbica poliamorosa, che uh, soprattutto anni passati ha subito delle forme di discriminazione, a volte quello che viene detto il bullismo a scuola, eccetera, eccetera. Tutto questo secondo me rientra esattamente nei fatti, cioè c'è un gruppo di persone, spesso dei gruppi di persone, che hanno subito discriminazioni. La metodologia è completamente letteraria, non c'entra niente di intervistare 10.000 uomini, e 10.000 donne, dirle come la vedete, non c'entra niente. La metodologia è di tipo... Mi so dire Alberto Arbasino, cioè, ho letto delle robe mi in parevano interessanti. Sì, ma la... quello, guarda che è quello che ti ho appena detto. Mi sbaglio. Tra l'altro, bellissimo, but, uh, sulla pagina Wikipedia. Sono andato a controllare. È nata in febbraio, quindi ha parecchi mesi, quasi un anno più di te. Allora, io sono una... nato con la rivoluzione d'ottobre. Per cui il mio compleanno arriverà fra alcune settimane. Per cui Giulia la... è leggermente più anziana di me, fine dei giorni, e qua. qualche mese in più. Comunque, ah, lei è una delle interessante. Se la cosa ha effettivamente di interesse, eh, sì, bisogna guardare queste cose. Non bisogna domandare, tantomeno, aspettarsi che ci sia come un aspetto dimostrativo, argomentativo, ricercativo, scientifico sono delle cose di tipo un po' letterario e eh, della gente che parla eh, in parte da esperienze personali e in parte da sue speculazioni mescolate a volte a wishful thinking, quello che penso sia desiderabile per tutti. Cioè che tutti siano né alto né basso, né nero né bianco, né maschio né femmina e altre cose del genere. Però sì, se ne può parlare. Volevo leggere, cosa... però fa, sta buono un attimo, che devo leggere che è bellissimo, che ti dice anche la vita... Uh, di una certa uh, aristocrazia accademica. Allora, but is a lesbian legally non binary, and as of 2020 said hmm. they prefer to use they pronouns. butler indicated that they were never at home with being assigned female at birth. Well, fantastic. They live in Berkeley, and with their partner Wendy Brown and son Isaac, Wendy Brown is an American political theorist. She is the UPS Foundation professor in the School of Social Science at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, and she lives in Berkeley, California. Uh, I wonder, uh, I guess uh, the Institute for Advanced Studies doesn't require attendance. No, the Institute does not require any particular lecture. Probably she has lots of frequent flyer miles. in the... È pesantina, è pesantina la San Francisco, New York, frequentemente, eh? non è esattamente. Non è che sia pesantina, però. Grande, lo è Washington, No, no, ma sono completamente d'accordo. Il grande vantaggio dell'istituto di, uh, di, uh, a Princeton è che non è un'università. Sì, In teoria sta in università e la gente che sta all'istituto, il nostro vecchio amico veneziano che fa, credo sia ancora lì e non menzionerò e che fa storia cinese. È lì. Ah, è lì. Sì, è lì, ma lui stesso non fa lezione, fa no, delle importa. cose. Fanno lezione se vogliono, Adriano. Ma non è quello. No, se vogliono, dico la settimana prossima, il mese prossimo, a metà ottobre ci sarà un seminario sull'argomento. Se esatto. esatto, tutto qui. Va bene. va bene, va bene, va bene, ciao a tutti, spero vi siate non solo divertiti, ma anche interessati. Riflettete, perché eh, il, se c'è uno scontro di civiltà a me sembra più questo che, eh, che quello su cui teorizzava il famoso political scientist, anch'esso di Harvard, se non sbaglio, non mi ricordo che fosse. Mi sembra che Huntington fosse a Harvard, ma adesso non mi ricordo. È uno, è uno di quelle alte Ivy League. Adesso, se fosse proprio a Harvard, sì, probabilmente mi pare che fosse a Harvard. Eh, ci, ci, si vede, ci si vede la settimana prossima e magari finalmente arriviamo al carciofo. Fate girare, avete visto che bello! Abbiamo un bel sfondo, una bella sigla, tutto quanto. Quasi quasi metto la sigla di chiusura di nuovo. Perché mi no, piace. no, no, no. No, no. Allora, eh, io, no io tu vai via, che... cavite dai coglioni, va via, va a mangiare vai in giù. Invece uno ha protestato, no, no deve... ragione, bisogna comprare una tecamera perché non è avanti più. Se cioè, pare tu, che hai pare. messo continuamente la sigla Giuliano, dentro e fuori da nebbia, col caio. Eh, tu che hai messo la sigla c'è uno che ha protestato. Che domanda che invece tu ah. dica, commentando, cosa sono le immagini che passano mentre la musica suona. <ride> Cioè, è se la è la a... cioè, uno Questa se è la non ne riconosce almeno giusto. tre quarti al volo ti non hai scelto il programma giusto e eh, vabbè non hanno scelto il programma giusto uno eh, ha protestato ha detto che non si capisce ma cos'è sta roba chi è, chi è quello là che si vede Uno che contro il muro là... che sembra eh, uno contro il muro ma chi sei io sto qua cioè, alcune sono ecco, ecco... <ride> Dai, ragazzi alcune... Per, per il compleanno di Palma gli regaliamo una webcam che ne no, no 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 non voglio. Basta. Uh, no, arrivederci. Cazzo. Ciao, <ride> dai... dei coglioni. Ciao. Certo. <ride> arrivederci. ciao a tutti. Eh. Si scherza un pochino anche no. che noi avete visto adesso ho portato mi ricordo e sto trabicolo davanti, però insomma è una cosa insopportabile. Vi lascio con il quadro dell'artista e poi spengo. Ciao a tutti e arrivedergliela.